ero andato a vivere in montagna con l'idea che a un certo punto, resistendo abbastanza a lungo, mi sarei trasformato in qualcun altro e la trasformazione sarebbe stata irreversibile. A tutti avevo detto che me ne andavo per ricominciare a scrivere. C'entravo nei miei ricordi di infanzia, ma anche i miei eroi letterari, Thoreau, London, Hemingway, Carver, e il mito che da qualche parte esista sempre una frontiera da cui ricominciare. Lucky. Dieci anni dopo, ecco cosa mi ha regalato questo posto. Qualche amico, un libro di successo, una casetta di legno e pietra, un cane che mi segue dappertutto. Eppure, da qualche tempo sento una certa irrequietezza. Quando mi sento in quel certo modo, diceva Melville, so che c'è una cosa sola da fare. Deve essere venuto il momento di imbarcarmi un'altra volta.